Restiamo sempre a Olbia perché il campus universitario del GeoVillage è in realtà, dopo l'assegnazione dei primi 16 alloggi per gli studenti universitari sulla base dei bandi ERSU, il CIPNES Gallura ha comunicato che c'è appunto la possibilità per gli altri studenti di prendere possesso dei restanti alloggi sui 53 complessivi. Sentiamo il servizio. Il campus universitario del GeoVillage è realtà. Sono stati ricavati 53 posti letto, tutti forniti delle comodità di un hotel 4 stelle, con stanze ampie e ben illuminate, ognuna con bagni comodi e aree dedicate allo studio e al relax. Finora 13 di questi alloggi sono stati assegnati agli studenti beneficiari del bando ERSU, mentre altri 3 posti sono stati assegnati a studenti fuori bando. In totale 16 alloggi sono attualmente occupati, lasciando ancora spazio per nuove domande da parte degli studenti universitari interessati a studiare ad Olbia. Il CIPNES ha quindi comunicato sul proprio sito che gli studenti universitari che volessero usufruire di questa opportunità possono inviare le loro domande all'indirizzo email investingallura@cipnes.it. Il CIPNES Gallura, in collaborazione con l'Università di Sassari, il Consorzio Universitario UniOlbia, il Comune di Olbia e l'ERSU, ha infatti sottoscritto un protocollo d'intesa per trasformare una parte dell'hotel GeoVillage in un centro con alloggi per studenti. Convertendo le stanze dell'hotel del GeoVillage in alloggi confortevoli, il CIPNES non solo vuole migliorare l'offerta ricettiva universitaria, ma desidera contribuire anche all'economia sostenibile e inclusiva della Sardegna. Questa iniziativa è stata possibile grazie a un finanziamento di oltre 2 milioni di euro che il CIPNES ha ottenuto dal Ministero dell'Università, dimostrando l'impegno del Consorzio Industriale di Olbia nel promuovere la destinazione Gallura come polo di eccellenza anche per l'istruzione. E da oggi parte il servizio di vendita online dei biglietti per la Sartiglia del 11-13 febbraio 2024. Per l'acquisto dei biglietti per le tribune per assistere alla corsa alla stella è consentito il pagamento solo mediante carta di credito tramite il servizio Nexi. Quest'anno, come noto, la Fondazione Oristano ha deciso di non posizionare le tribune in via Mazzini, dove per assistere alla corsa delle Pariglie sarà possibile accedere gratuitamente agli spazi dietro le transenne. Dal 5 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili anche nella sede della Fondazione Oristano. E questa era l'ultima notizia di oggi. Grazie per aver scelto ancora una volta le frequenze e l'informazione di Teleregione Live. TG Live. Telegiornale regionale della Sardegna.